Buongiorno a tutti, oggi è il 2 di ottobre 2019, sono qui con il professor Luigi Manzini, Gianni Senetta e un gruppo, un comitato, che adesso sentiamo un attimino cosa hanno da dirci. Professore, allora. Ma abbiamo accolto volentieri l'invito del comitato spontaneo, che si trova appunto in questa località, siamo tra Frugarolo e Casalcermelli. Sono molto allarmati per un progetto che sembra voler piede e che dovrebbe trovare, diciamo, il compimento in queste ex cave abbandonate. C'è molto allarme sociale e per via del luogo innanzitutto e per via del materiale che dovrebbe essere stoccato, chiediamo però meglio qualcosa a Simone, uno dei rappresentanti del comitato spontaneo che sta lottando per impedire che questo avvenga. Buongiorno. Innanzitutto, vabbè, dove ci troviamo? Ci troviamo in comune di Frugarolo, siamo quasi al confine di Casalcermelli e questo progetto di discarica dovrebbe sorgere su un terreno di 35 ettari, quindi 350 metri quadri, di cui 33, quasi 34 nel comune di Frugarolo e un ettaro nel comune di Casalcermelli. Però per assurdo siamo più vicini a Casalcermelli, circa 1,5 km dal centro abitato. E diciamo, che cosa esisteva prima in questo territorio? Questi erano campi coltivati, tutti terreni di prima classe agronomica per fertilità, per possibilità di irrigazione. Queste sono le vecchie cascine del convento di Santa Croce di Bosco che appartenevano a Papa Pio V. Quindi è dal 1500 sì, che ci sono famose. Proprio c'è un sistema irriguo particolarissimo di rocce che prende appunto, che partono da questa diga privata sull'orba che esiste tuttora, poi l'acqua va nelle rocce e va in questi fossi secondari, quindi erano tutti prati stabili inizialmente. Sì, quindi diciamo la vocazione era sostanzialmente agricola di questa zona. È tuttora sostanzialmente agricola. Ma come mai questo progetto? Che cosa si vuole gettare in queste ex cave? Che cosa si vuole? Chi è che vuole rispondere? Prego. Principalmente si parla di rifiuti, noi. Poi ci sono diversi tipi di rifiuti, bisogna vedere quali. Quindi noi. Sì, perché il problema è che abbiamo avuto delle esperienze in Italia che sono partiti con progetti molto, molto ben organizzati, almeno sulla carta, poi di fatto è successo qualunque cosa, no? Certo. Ma da qualunque parte d'Italia, ecco. Adesso non vorrei, anche qui vicino mi sembra che sia successo qualcosa di questo genere. Sì, infatti. E quindi anche sulla base di questo timore, anche forse sulla volontà anche di essere lasciati in pace, questo territorio bellissimo. Ma noi parliamo anche qui di terra dei fuochi, sì. probabilmente succederà, perché si Speriamo sa che no. Questi signori, pur di intascare denaro, fanno dei giochi sporchi e quindi siamo veramente preoccupati. Siamo su una falda acquifera che probabilmente in un futuro, non penso neanche tanto lontano, ne avrà bisogno anche Alessandria, quindi tutti i cittadini di Alessandria avranno bisogno di quest'acqua che verrà depurata. Quindi alessandrini, datevi una sveglia anche voi. Noi siamo in pochi, ma cerchiamo di fare il massimo. Sì. Certo, ma per esempio, qui si parlava di acquedotto, quindi qui siamo circondati da fiumi, da torrenti e da corsi d'acqua, no? Sicuramente. Sì. C'è l'Orba che ha 500 metri, e una rosa provinciale che è a 100 metri da dove dovrebbe sorgere la discarica. Quindi un terreno ricco di falde. Sì, questa qui praticamente è la zona di golena dell'Orba. C'è stata un'alluvione nel 77, in questa zona c'erano 2 metri d'acqua e più. C'è stata un'altra alluvione un po' meno importante, ma importante anche lei, nell'87,
E poi c'è stata l'ultima del 2014, a cui si fa tanto riferimento ultimamente, che non è arrivata in questi luoghi soltanto perché l'orba ha strappato a Fresonara, ma poi ha trovato una ripa rotta dopo la cascina San Michele, prima della statale che unisce Bosco con Casal Cermelli, e la maggior parte dell'acqua è ritornata in alveo. Se no, se avesse continuato a piovere con la stessa intensità e non ci fosse stato quel problema lì, l'acqua sarebbe arrivata in questi luoghi e li avrebbe alluvionati. Ho capito. Quindi, qui è terreno permeabile, no? Sì, molto. Anche un terreno permeabile, ecco. Perché i signori della discarica portano sempre come fiore all'occhiello la discarica di Cairo Montenotte. Come si chiama la società che dovrebbe occuparsi? La Philippe 2.0. Benissimo. Che gestiscono una discarica che è quasi terminata a Cairo Montenotte, che loro portano come fiore all'occhiello, ma le condizioni in cui si trova quella discarica sono completamente diverse da quelle. Là c'è un terreno altamente impermeabile con metri di argilla, mentre qui il terreno non è impermeabile, cioè ha zone impermeabili che sono interrotte da zone permeabili, per cui non c'è una continuità dell'impermeabilizzazione sotterranea. E in caso di rottura dei teli che dovrebbero essere messi sotto la discarica, il percolato raggiungerebbe con molta facilità le falde. E qua vicino a noi c'è l'acquedotto di Mandrino, che ha una profondità di 30 metri, una frazione di Frugarolo con una cinquantina di abitanti. In più ci sono tutte le cascine, le case sparse che si riforniscono con acqua da pozzi e non hanno l'acquedotto. Va bene. Come pensate, cioè, qual è la vostra strategia? Intanto, vabbè, ho visto che cercate di rendere noto il problema, perché l'importante è appunto parlarne e sensibilizzare. Ma avete in mente altre iniziative anche attraverso la sensibilizzazione di parti politiche o di partiti che si occupano di ecologia o guardi, altro? Nulla rende meglio l'idea del fatto che abbiamo ottenuto un'inchiesta pubblica. L'inchiesta pubblica in Italia è stata fatta per la TAV, per il nucleare, e in provincia di Alessandria solo per l'eolico. Quindi su iniziativa di Lega Ambiente e di altri comitati e associazioni ambientaliste con le quali collaboriamo, abbiamo ottenuto questo importante risultato dell'inchiesta pubblica. Diciamo che lei ha parlato di partiti, forse collaboriamo di più e meglio con gli altri comitati, perché ormai in quasi ogni paese c'è un comitato, e con le associazioni ambientaliste. Ecco. Da parte di quasi tutta la politica abbiamo trovato un po' poco disinteresse, un certo disinteresse e un po' di distacco, sì, sinceramente. Sì, anche perché, vabbè, adesso senza essere molto prosaici, l'affare dei rifiuti è un affare miliardario, quindi interessa molte persone, soprattutto interessa società e capitali che investono. Abbiamo visto, ma senza andare tanto lontano, abbiamo visto Tortona, abbiamo visto Spinetta, abbiamo visto qui a Casal Cermelli. Per rimanere nella nostra provincia, nel piccolo siamo comunque sommersi da rifiuti sommersi, perché penso che l'80% dei rifiuti che sono presenti sono sotterrati e nessuno ne sa niente. Questa è una zona micidiale. Anche perché un dato almeno diretto oppure indiretto, chiamiamolo, è il tasso di mortalità per tumori nella provincia di Alessandria, che è tra i più alti, no? Sicuramente. Mi pare che abbiano anche fatto delle statistiche. Sicuramente. Soprattutto in questo triangolo. Questo della Fraschetta, sì, la Fraschetta, oltretutto tutte queste ditte eccetera eccetera che hanno inquinato terribilmente, e poi quello che hanno nascosto sottoterra probabilmente ha dato adito a queste malattie eccetera, perché non è possibile ormai vivere ancora qui. Sì, no, è un appello accorato che evidentemente trova riscontro con i dati della realtà, purtroppo è così. E quindi questa è una battaglia assolutamente importante per il gruppo, per il paese, per la provincia, per voi. Per il nostro territorio. Per la salute, per il territorio e per tutto quanto, la fauna, la flora, tutto quanto. Sì. Soprattutto per la salute. Perché come lei ha detto, qui c'è una mortalità da parte dei tumori eccezionalmente alta.
Sì. Comunque tutta questa zona qua del Basso Piemonte, diciamo, tutti i comuni hanno i pozzi che si servono di questa acqua fossile che c'è, sì, che è sotto di noi, che è immenso. Siamo sulla seconda falda per importanza del Piemonte. Si parla tanto di zone di ricarica nella zona di Sezzadio, nei comuni dell'Acquese. Qui siamo in una zona di prelievo, sì, sì, perché sì, l'acqua è molto superficiale. Che si parla a 10 metri. Tutta la provincia di sì, Alessandria e Asti anche, che non è che c'è solo Alessandria, c'è anche un pezzo della provincia di Torino. Sì. Sì. Due domande da parte mia. Io ho visto la cartina ed era immensa. Innanzitutto abbiamo parlato prima, c'è ancora una raccolta firme che prosegue. Aperta. C'è una per chi è contrario aperta, sì. Bene. Noi non ci siamo limitati a far firmare un foglio, ma abbiamo proprio fatto firmare una scheda con 9 punti, certo, che contiene tutte le criticità che pubblicherete. Abbiamo già raccolto 1.401 firme, sono già state raccolte e depositate alla provincia, presso la provincia. Altre firme sono già state raccolte, certo, stiamo proseguendo. Bene. E vogliamo poi portarle ancora in sede di inchiesta pubblica. Un'ultima domanda da parte mia: perché questo problema potrebbe così riguardare e interessare anche Alessandria? Come abbiamo già detto, per il discorso dell'acqua e poi per tutte le altre forme di inquinamento che si possono venire a creare. Benissimo. E un'ultima cosa, noi pubblicheremo questa scheda di adesione alla vostra raccolta firme e eventualmente potrebbe indicare un luogo dove inviarle, dove una volta compilate o comunque dove portarle queste schede? Le raccogliamo noi, ve le portiamo, sì, noi, sì, eventualmente. Potremmo poi eventualmente prima della scadenza farci incontrarci e potreste farcele avere. Va bene, noi sicuramente vi saremo di fianco, vicino, e non sarà l'unica volta in cui verremo qui, vi verremo a trovare nel corso della battaglia, certo, che grazie, speriamo sia dura, tosta, ma che porti a dei risultati. Perché che non è una battaglia che interessa solo a voi, interessa a tutta la comunità, anche fuori della stessa provincia di Alessandria. Sì. Non bisogna fare l'errore di pensare che appunto noi combattiamo perché abitiamo, certo, più o meno vicini, ecco, perché certo, questo lo si fa per tutti. Lo si fa per tutti. Sì, sì, anche perché poi il groviglio di falde di acqua che sì, solca il sottosuolo, quindi arriva dappertutto, infatti, quindi infatti. E noi sappiamo quanto può essere inquinate, basta fare anche un piccolo esperimento di fisica, una goccia di colorante, quanta acqua e quanti litri, quanti ettolitri contaminano. E quindi questa è una battaglia veramente sulla quale bisogna insistere. In ambito regionale, a che livello siete? Sono a conoscenza di tutto. Sono informati, il presidente della regione ha nominato uno degli esperti che farà parte della commissione dell'inchiesta pubblica e ci è stato anche promesso che lo stesso presidente verrà in loco nelle prossime settimane. Benissimo. Ma voi avete presentato anche dei controlli vostri fatti a spese vostre? Certo, noi finora abbiamo messo mano al portafoglio come comitato, ci siamo autotassati e abbiamo fatto fare degli studi, presenteremo poi in sede di inchiesta la relazione di un geologo molto corposa, quella di un architetto urbanista e quella di un chimico, che dicono appunto che il sito che è stato scelto è del tutto sbagliato. Un'ultima cosa, anche per dare la dimensione della questione, perché qui se ne vede solo una parte, può ripetere la sì, vastità del sito interessato? Allora, 35, attenzione, ettari, perché 35 ettari, 350.000 metri quadri, 1 milione di metri cubi di rifiuti stoccati,
e soprattutto non ci si fermerebbe al piano di campagna riempiendo e colmando questi avvallamenti. Si vorrebbe fare una montagna che arriverebbe fino a 8 metri sopra il piano di campagna, presentandola come uno specchietto per le allodole che si chiama Mini Po. Si dovrebbe poi, vorrebbero creare un parco sulla discarica. Sì, sì. È il solito specchietto per le allodole. Comunque va bene, penso che molta informazione ve l'abbiamo data, ci ritorneremo come abbiamo detto prima. Ringraziamo il comitato della loro ospitalità e del fatto che abbiano pensato noi, quindi un po' ci inorgoglisce e speriamo di iniziare un terreno fruttuoso, un cammino fruttuoso per tutti noi, che con un risultato. Grazie. Grazie. Un saluto professore, ciao. Un saluto Gianni. Signori, arrivederci e speriamo che tutto quanto vada a gonfie vele. Ciao. Ciao Gianni. Facciamo ancora vedere, prima di chiudere il servizio, l'area in questione. Questa che è una piccolissima parte, di un lungo rettangolo, di un lungo trapezio. Esatto. Soltanto una piccola parte, questa cava, sarà riempita di rifiuti. Quindi svegliati Alessandria. Che la natura può essere finita. La natura si sa già. E al prossimo video. Senza fare grossi progetti.